Marchione, tu tu tu, in cerca di guai, ti ha messo lì per fottere gli operai. Marchione, tu tu tu, ti è andato la Fiat per minacciarli di portargliela via. Esserci o no, che cosa succede? Chiude Fiat? Non facciamo l'investimento in Mirafiori. Non fate, quindi cosa vuol dire che chiudete Mirafiori? Non facciamo l'investimento in Mirafiori, questo avrà le sue conseguenze sociali, le gesteremo da venerdì sera in poi. No? Sperando in quelli che hanno figli e sono pieni di paura, li costringe ad adeguarsi in nome della congiuntura. E con questo ricatto infame stai mettendo in discussione i diritti sacrosanti conquistati col sudore. Marchione, tu tu tu, con quanto ti danno? La mia paga è alta perché è commisurata ai risultati. Mille operai lavorerebbero un anno. Marchione, tu tu tu, fai tu il sacrificio. Sai quanta gente ne trarrà beneficio. Fai sto favore agli italiani. Fingimento di obiettivi industriali che tra l'altro nessuno ha ben capito quali siano esattamente. Che per anni hanno pagato un'azienda che è esistita grazie ai soldi dello Stato e riferisce ai tuoi padroni che se vogliono spostare all'estero la produzione il conto devono saldare. Marchione è il capo della Fiat, ma pochi si ricordano che Fiat vuole ancora dire Fabbrica Italiana Automobili Torino. Ed è sempre meno fabbrica, sempre meno italiana, vende sempre meno automobili e Torino ormai è in provincia di Vigo. Marchione. Il mondo è mio e voi piccoli esseri non riuscirete di certo a impedirmelo. Ha da passare la nottata.